sono Violetta Rox e quello di oggi è un video extra, oltre a quello del lunedì, per farmi perdonare della diretta che doveva andare in onda oggi a quest'ora e invece purtroppo per problemi tecnici del programma sul canale che mi doveva ospitare è saltata. Oh, che equivoco mostruoso! Siccome spesso ho letto nei commenti che eravate curiosi di sapere quali fossero, oltre i miei film preferiti, anche le mie serie preferite, ma io non credo proprio! Allora ho deciso di fare il tag sulle serie TV. Dunque, sono uno svario di domande, perciò cominciamo subito, perché io lo so che mi metto a chiacchierare e poi faccio un video di 40 minuti. Questo non si fa. Qual è la prima serie che hai seguito? Dunque, la prima serie che ho seguito credo che sia stata Streghe, che è una serie TV che è andata in onda dal 1998 al 2006. Ho iniziato a vederla che c'avevo 11 anni. Ambientata ai giorni nostri è la storia di queste tre sorelle, che sono tre streghe moderne che vivono in questa meravigliosa casa a San Francisco. Con le mie amiche mi ricordo che giocavamo a impersonare le tre sorelle Halliwell e io ero sempre Phoebe, ossia l'attrice Alyssa Milano, che era la sorella col potere delle premonizioni. È un maschio, sarà un grande stronzo. Fuma quanto ti pare, tanto andrai sotto a un autobus. Poi c'era Piper, Holly Mary Combs, che bloccava il tempo. E poi c'era Prue, Shannon Doherty, che era invece una telecinetica, cioè spostava gli oggetti con la mente. Oddio. Shannon Doherty è durata fino alla terza stagione, perché a quanto pare c'aveva un caratteraccio e quindi si è scannata con le altre due e l'hanno buttata fuori dal cast. Fuori adesso! Serie anni 90 preferita, Buffy. Serie TV andata in onda dal 1997 fino al 2003. Nonostante Buffy è iniziato prima di Streghe, io l'ho scoperta solo successivamente. È la storia di Buffy Summers, che praticamente è una ragazza predestinata che viene chiamata la cacciatrice. Il suo compito è cacciare i vampiri e sconfiggere il male. Come si dice? Una passeggiata! Allora, io andavo pazza per Buffy, cioè adoravo proprio qualsiasi cosa della serie, specialmente l'attrice che impersonava Buffy, che era Sarah Michelle Gellar, che per me all'epoca, che era una ragazzina, era un esempio di forza, di indipendenza, di bellezza a cui volevo ispirarmi. All'epoca volevo essere come lei, volevo diventare come lei. Io avevo 13 anni, ero un cesso a pedali, cioè. Non mi meraviglia! Tra l'altro odiavo letteralmente il suo fidanzatone Angel, David Boreanaz, perché non lo ritenevo alla sua altezza e lo trovavo anche molto brutto come attore. Di tutti i fidanzati di Buffy mi piaceva il soldato Riley, Mark Blackas. E mi era simpatico anche Spike, però, che invece era interpretato da James Marsters. Ma il personaggio di Buffy per cui ho avuto veramente una cotta era Daniel Osborn, ossia Oz, interpretato da Seth Green. Era il fidanzatino licantropo della migliore amica di Buffy, cioè Willow, interpretata da Alison Hannigan. Non è un bijou Seth Green, a me piaceva, sono gusti, raga. Altra serie anni 90 preferita era X-Files, che poi mi faceva abbastanza paura, in certi frangenti lo trovavo anche ridicolo. Però vedevo lo stesso perché ero innamorata dell'agente Mulder, David Duchovny. Infatti ho smesso di seguirlo quando lo hanno sostituito con Robert Patrick. Serie anni 2000 preferita, Lost. Lost è unica, non c'è un'altra serie come Lost. Per me Lost è la serie cult di tutti i tempi. È talmente innovativa, da talmente tanti punti di vista, che quasi non dovrebbe essere elencata tra le serie TV. Potrebbe tranquillamente avere un genere a parte tutto suo. Lost non è uguale a niente, ma soprattutto Lost non si può spiegare. Ah, devi vedere. E la devi vedere fatta bene, però. Dalla prima all'ultima puntata. Che il finale ti piaccia o non ti piaccia. Che pensi che dopo la terza o quarta stagione abbia perso colpi o no. Cioè, Lost è tipo un credo, capito? O ci credi comunque vada o non ci credi. Lost è tipo l'amore della vita. O lo accetti così com'è, con pregi e difetti, o la vostra relazione non ha senso. I miei personaggi preferiti di Lost sono Benjamin Linus, interpretato da Michael Emerson, perché è uno psicopatico fantastico. Sawyer, interpretato da Josh Holloway, perché me la faceva troppo tagliare inventando nomignoli per gli altri personaggi della serie, e Desmond Hume, interpretato da Harry Ian Cusick, perché ero innamorata di lui. Quanto è bello. Serie preferita in corso, American Horror Story, serie TV del 2011. È praticamente un film horror a episodi, peraltro con uno stile horror molto classico che si aggrappa ad archetipi, orrori, paure, diciamo tradizionali, ma rimane comunque unico nel suo genere, perché nonostante tu hai gli elementi tipici del genere, come la casa infestata dai fantasmi, gli omicidi efferati, l'eros e Thanatos, Dio e il diavolo, suore, preti, l'ossessione, la depravazione, le creature mostruose e aberranti, il manicomio criminale, il passato e il presente, riesce a rimanere con un taglio registico estremamente moderno e lineare e dei visual effects estremi che quasi sembrano più venire dalla cultura horror nipponica stile The Grudge che da quella splatter americana. Molto originale anche l'idea di riciclare, tra virgolette, gli stessi eccellenti attori della prima stagione nella seconda stagione, facendo loro interpretare nuovi ruoli in una nuova storia che non c'entra niente con quella della prima stagione. Se due attori nella prima stagione sono stati madre e figlio, nella seconda
seconda, per esempio, sono la direttrice dell'istituto psichiatrico e uno dei suoi pazienti. Diciamo che per il momento rimango un'amante accanita della prima stagione, ambientata nella casa degli omicidi, mentre la seconda stagione, American Horror Story Asylum, che è ambientata nel manicomio criminale, mi è piaciuta comunque, però non ha soddisfatto appieno la mia aspettativa. Dunque, il mio personaggio preferito della prima stagione è senza dubbio Constance, che è interpretata da Jessica Lange, perché è un'attrice troppo brava, cioè non so resisterle. Ma come personaggio, anche Moira O'Hara, la domestica di casa dalla storia raccapricciante e dal doppio volto di ammaliante tentatrice e donna distrutta dal rimorso e dal dolore, difatti è interpretata da due attrici diverse, rispettivamente Alexandra Breckenridge e Frances Conroy. Tate... non lo so. Tate è Evan Peters. Devo ancora capire se Tate mi piace o lo odio. Series creator preferito: J.J. Abrams e Damon Lindelof, che sono i creatori di Lost. Series creator più odiato, cioè il demonio tipo, sicuramente Tom Kepinos, il creatore di Californication. Davvero? Lo so. Il protagonista è David Duchovny, quindi in teoria dovrei amare Californication. Ma Kepinos è riuscito a farmi odiare Duchovny. Davvero, davvero? Ship preferita. Eh? Ovviamente non avevo idea di che cosa significasse ship preferita. Sono andata a cercare su internet ed è tipo coppia principale di una serie TV che ti piace. Sicuramente JD e Elliot di Scraps. Li adoro. La loro relazione possibile, impossibile, complessata, altalenante. La più classica delle relazioni da serie TV o da film, ma interpretata da un lui e una lei totalmente atipici. Lei è tipo una pennellona goffa imbranata che fa continuamente figure di merda. Lui invece è uno sfigato geniale ed esilarante con l'ossessione per i capelli e la passione per l'Apple TV, che sarebbe il martini alla mela. Fantastici, cioè due scoppiati, due fulminati, fantastici. Personaggio per cui hai una cotta vergognosa. Direi proprio William Fichtner, che è il protagonista di Invasion ed è uno dei protagonisti dalla seconda stagione in poi di Prison Break. E aggiungerei anche Tim Roth, il protagonista di Lie to Me. Ma fondamentalmente direi che è vergognosa perché sti due hanno quasi 60 anni, però a me mi tirano come se fossero due dell'età mia. Mi fanno sentire un po' gerontofila. Il peggior finale di ogni tempo e il migliore. Allora, io amo Lost e questa è una certezza. Ma proprio perché lo amo così tanto, penso che abbia avuto il finale più indegno che si potesse scrivere. Cosa? Lo so, è una specie di contraddizione la mia, però è così. È incredibile, ma lo è. Il migliore credo sia quello di Scraps, invece. Sì, perché mi sono commossa sul finale di Scraps. Patetico. Chi non ha saputo fermarsi? Lost, dopo la quarta stagione. Cos'è scema questa? Lo so, con Lost è amore e odio. E anche sicuramente Scraps, quando hanno iniziato una specie di spin-off della serie che si chiama Scrub Med School. No. Miglior episodio pilota: Misfits, che è una serie britannica del 2009 su un gruppo di adolescenti del riformatorio che sviluppano dei superpoteri. Cattura dopo i primi 3 minuti. Assolutamente geniale, girata con niente, politicamente scorretta e molto volgare. Come mettere nelle mani sbagliate il destino del mondo. Geniale. La cancellazione che ti ha spezzato il cuore: Invasion e Lie to Me. Invasion è la serie TV con protagonista William Fichtner, in cui una forma di vita di dubbia provenienza, diciamo, comincia ad invadere la popolazione un po' stile invasione degli ultracorpi. Hanno cancellato anche Lie to Me, mi sembra dopo la terza stagione, che invece è una serie TV con protagonista Tim Roth in versione Dr. House della prossemica. Troppo bella. Cancellata. Attore che sarà sempre il suo personaggio, non importa cosa faccia dopo. Per me, Francesco Pannofino, in Boris. Non importa se l'ho sentito in passato e lo sento ancora doppiare George Clooney, o se lo sento doppiare Rosso Pigliatutto in Mucca e Pollo su Cartoon Network. Per me lui ormai è René Ferretti. Posso chiamarti René? No, perdonami, chiamami René. Il peggior regista di sempre. Lo amo. La serie che stai aspettando con più trepidazione? Chiaramente la terza stagione di American Horror Story, cioè American Horror Story Coven. In America è uscita il 9 ottobre. Il giorno del mio compleanno! In Italia uscirà a gennaio, però io penso che me la vedrò in lingua originale sottotitolata, come ho fatto con le due stagioni precedenti. Perché non posso aspettare! La serie che ti ha cambiato la vita, Lost. Ma va? Serie per ridere, Scraps, Boris e Friends. Serie per piangere, Gossip Girl, Dawson's Creek, Grey's Anatomy e Californication. Nel senso che li ripudio come serie TV, che mi fanno piagne, mi mettono a tristezza, perché non mi ci piaccio. Cosa? Oh, so. Scusate. So gusti, raga. Brutta figlia. Serie per riflettere: Mad Men, bellissima, meravigliosa serie TV su un gruppo di pubblicitari degli anni 60. Ineccepibile retrospettiva dell'ipocrisia di quegli anni. Sesso, bugie e storyboards. Hai mai pianto per un episodio? Se sì,
Quale? L'ultimo episodio di Scrubs? L'ultimo episodio di Sex and the City? Quando in Glee cantano le canzoni che mi emozionano? E parecchi episodi di Lost. A quale personaggio somigli? Non lo so, ditemelo voi. A quale personaggio somiglio? Io vi direi caratterialmente a Elliot Reed di Scrubs, ma anche a Grace di Will e Grace. Però c'è un pizzico di Buffy Summers, un po' di Samantha Jones e tanto Dexter. Grazie per aver guardato questo video. Scusate ancora se la diretta di oggi è saltata. La recuperiamo sicuramente prossimamente. Io vi mando un bacio e vi dico ciao. Ci vediamo lunedì con un nuovo video.